Ciao a te, a tutti, ciao, benvenuti nel Ciocherini in questo nuovissimo episodio su Among the Sleep. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Una piccola parentesi, so che a seconda del calendario di pubblicazione, tra virgolette, oggi avrei dovuto portarvi dei Sims, ragazzi. Però ho deciso di lasciare la domenica a The Sims. Magari poi in quel video vi spiegherò precisamente il motivo. Però comunque continuerò a pubblicare The Sims, state tranquilli. E in via eccezionale, quindi comincerò a pubblicare un video anche la domenica, visto che fino ad ora non l'ho mai fatto. E per quanto riguarda il resto della settimana, non mi resta che trovare, ragazzi, anche un altro gioco da portare come serie, così da poter alternare Among the Sleep, Finding Paradise, che comunque ci manca ancora un pochettino, e un altro gioco. Allora, qualcuno di voi, se non sbaglio è stato Todd Frogs, mi ha detto: perché non usi il controller? Perché non avevo la minima idea che si potesse giocare anche col controller. Per cui grazie per il suggerimento, perché sicuramente mi troverò molto più comoda così. Sono stata felicissima perché moltissimi di voi hanno apprezzato la mia scelta, cioè la scelta di Among the Sleep. Quindi moltissimi di voi sono stati contenti di questa serie e molti di voi mi hanno anche detto: Giocherina, questo gioco è estremamente inquietante, non me lo sarei mai aspettato, ragazzi. Per cui già l'altra volta, guarda, proprio un'apoteosi, entra l'armadio, eccetera. E la volta scorsa eravamo arrivati in qua, in questo momento, ragazzi, dove c'era stato portato via Teddy, purtroppo, che era la nostra lanterna nel buio. E il nostro lettino è stato proprio così placidamente ribaltato. Per cui direi che possiamo dirigerci da questa parte, ragazzi. Ok, così si interagisce con gli oggetti, perfetto. Con R1 per afferrare. Ehi, Teddy? Teddy, sei qui? Oddio. Ok, quindi posso anche sbirciare dietro gli angoli, questo mi state dicendo. Perché dovrei sbirciare dietro gli angoli? A me non piace, ragazzi, questa cosa nei giochi horror. Sbirciare dietro gli angoli non mi è mai piaciuto, eh. Per cui immagino. Ma cos'è sto casino? Oh! Cos'è sto casino? Alla maniera è sicuro non ci arrivo. C'è un altro bambino, se sono io l'unico figlio qua. Ah, ok, ecco fatto. Ehi, ehi. Oh, piano, piano, piano. Piano. What the fuck? Pensavo di essere figlia unica io, eh. Grazie mamma per avermi tradito così. Ehi, chi c'è qua? Il bagno o la lavanderia? La lavanderia? Oh. C'è un bambino nella lavatrice. Questo mi sta da dire che c'è un bambino nella lavatrice. Ok, è chiusa a chiave. Ma no, ragazzi, no, questa cosa no. No, no e no, questa cosa no. Questa cosa non mi piace per niente, mi è piaciuta sta cosa. Teddy, sei qui? No. Va bene, e vorrei dire allora che io me ne vado. Ok, qua niente, ragazzi, accesso negato totalmente. Che posso spostare? Niente. Qua c'è una porta, ma la maniglia non ci arrivo, manco se me sparo. Forse ci dobbiamo portare appresso lo sgabello. Perché non posso? No, serio. Non posso? No, e dai. Maledetti, mi avete illuso che potevo. Vabbè, niente. Dobbiamo fare qualcosa qui, questo mi pare ovvio. Posso staccare la spina, forse? Ah, geniale. Non ci tengo a vedere dentro la lavatrice, sinceramente. Non ci tengo per niente. Adesso potrei aprirla. Teddy! Thank you. Amore, no! Not right. We need to find your mother. Ma se forse è stata proprio lei a metterti dentro la lavatrice, forse pensava che fossi zozzo. Perché faceva i versi di un bambino? Ah, ok. Col quadrato, perfetto. Teddy, sei ancora gocciolante. Per adesso profumi di rose. Sei contento? Chi va là? Guardate che è un Teddy, eh! Non ho paura di usarlo. Ah, minchia, si è aperto qui. Ora che t'asciughi ci metterai 20 anni perché non sei al sole, insomma, però poco importa. L'importante è che tu sia profumo.
We have to be very quiet. We can't let it find us. E quindi non... Ok, mi ha appena salvato la partita. Non ci dobbiamo far scoprire, questo mi stai dicendo. Mi hai detto che dovevamo... Cosa c'è lì? Oh! Mi hai detto che dobbiamo trovare mia mamma e mo mi dici che non ci dobbiamo far scoprire, eh? Oddio, cosa c'è? Oh, che cosa succede qui? Oh no! Oh no! Oh no! Quei cappotti li odio io! Già li odio dal primo episodio, eh! Hey! Hello? Ma scusa, mi hai appena detto che non ci dobbiamo far scoprire? Teddy, dobbiamo gattonare, visto che abbiamo questa grandissima e incredibile possibilità. Ok, è qui che guarda la TV. Mamma? Ma? Sei qui? Chissà perché non... Ah! Cos'era? 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 Mi voglio nascondere, fatemi nascondere! Calma, ok? Era solo un'ombra, va bene? Possiamo passare dietro il divano, forse è meglio, magari mi sento un po' più al sicuro. Ma non sei lì, questo posso prenderlo. Oh, ho saltato la partita, non so perché. Ma io continuo a ripetermi che non so se è normale che non ti accorgi che in questa casa... Sta succedendo qualcosa di estremamente strano. Perché perché ho il battito accelerato? Io mi nascondo. Oh! Perché ho il battito accelerato? Che c'è? Perché sento rumori dovunque. Ma sei qua in cucina che fai una torta come quella di ieri che non me ne hai data, ma non me ne ha dato manco un pezzetto? Perché c'è tutto per terra? Ma perché continui a rompere robe? Oh merda, aspetta, 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 aspetta. Minchia, sto gioco mi sta mettendo ansia, raga. Va bene, dai. E prendo una mela, posso? Almeno mangio la frutta, così è roba più sana, insomma. Non mi piace quello che sta succedendo e quello che sto sentendo, per niente. Oh Gesù, Giuseppe e Maria, raga, io non so cosa diavolo stia succedendo. Non lo so, va bene? La cosa che mi mette un po' ansia, perché sento tanti rumori. Che? Dobbiamo aprire la porta. Allora aspetta. Ah, forse posso prendere la sedia. Aspettate, attenzione. Va bene, allora sì, utilizzerò la sedia per aprire quest'altra porta. Anche se non è che io abbia tutta questa voglia di aprirla per vedere cosa c'è dall'altra parte, ma proprio per niente ce l'ho, sincero. Teddy, Teddy, perché non mi parli? Io non ce vado. Addio! No. Mi ritiro, mi ritiro, mi ritiro! Cos'è quella figura? Oh. Sì, però sono dei pezzi di merda perché ci hanno messo le scarpe sotto apposta. Maledetti stronzi, ve odio tantissimo. Studiando. No, perché mi ha salvato la partita? Perché mi ha salvato la partita? Ah! Chi è? Chi è? Va bene, e tanto prima o poi devo uscire, quindi cioè, non mi interessa, d'accordo? Chi c'è lì? Chi c'è lì? C'è qualcuno? Posso prenderlo? Mamma, oh che carino questo bel disegno con la mammina.
Ma? Ma? Sei tu? Teddy, potresti pure dirmi qualcosa, farmi un po' di compagnia, perché in questo momento mi sento totalmente abbandonata. Possiamo... Ma? Oddio, no, 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 non ci voglio entrare, non ci voglio entrare! Ma? Sei lì la concetto madre? Teddy, stammi vicino, ti prego. Oddio, perché è così buio qui dentro? Teddy, perché non mi parli? Uffa, sarebbe bellissimo se Teddy potesse parlarci un pochettino di più, sinceramente. Chi è? Chi è? Chi va là? Pizzica, c'abbiamo una cassaforte, non lo sapevo. È lì che tieni tutti i tuoi risparmi, vecchia stronza. Ma? Sei qui? Ma? Oddio, sti cappotti, ragazzi. No! Già so che... Già lo so che questi cappotti saranno un grosso problema per me nel corso di questa serie. Già lo so. Va bene. Diciamo di sì, ok? Ma? Ma sei lì? E di sicuro potremo utilizzare uno di questi cassetti e poter allungare questo forse a mappa di fino alla maniglia. Che meraviglia. Ok, va bene. Allora vorrà dire che così aprirò la porta. Mamma, è questa la tua stanza? Mezzica che giro per arrivare in camera tua. È pazzesco. Oh. Ma! Ma! Mi sono pisciato addosso. Vedi, deve far qualcosa. Sei tu, ma? Oddio, non mi piace per niente, ragazzi. Per niente, per niente. Ma! Oddio, 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 no, 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 e no, e no, e no. Pensiamo a cose positive, di sicuro sotto quella coperta ci sarà un bell'unicorno. Sicuramente, guarda, ci sarà un unicorno. She's not here. Oh! Ah! Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Perché prima qualcosa si muoveva sotto la coperta, Teddy? Ti prego, rispondimi, non rimanere in silenzio, maledizione. Ok, non ci resta che andare. Oddio. Quella macchia nera dovrebbe invogliarmi ad andare. Certo. Sicuramente. Guarda, sicuramente. Porca vacca miseria. Ma? Oh, di nuovo, e di nuovo. Seguiamo. Seguiamo, 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 non facciamo caso. Ah! Perché? Perché è scivolato fin qui? Perché? Verso il cappotto, perché? Ma? La conce tua hermana? Dove sei? Perché stiamo giù? Perché? Ma che stiamo giù? Ah! Che cavolo!
Ok. Qualunque cosa sia, speriamo non ci sia più. Ci sei ancora? Oh Gesù, Giuseppe Benedetto! Dietro di te! Corri! Corri! Ok. Dobbiamo scappare via da qui! Scappare via! Cos'è questo posto? Vabbè, preferisco stare qua piuttosto che là fuori. Questo è poco ma sicuro. What the fuck? Teddy, parlami! Dimmi qualcosa! Che cavolo? Look at mommy's necklace. Can you see our reflection? It's you and me. It used to belong to your grandma. Uh-huh. I guess she can't hear us. And she seems so distant. Maybe it's more like a memory of her? Uh-huh. E quindi che cosa ci dovrei fare? Dovrei prenderlo per tenerlo stretto? Ok, ecco fatto. Che meraviglia, dove diavolo sono? Cos'è sto posto? Cosa Y per aprire l'inventario? Eccolo qua. Ok. E adesso chi ce l'ho? Teddy, che, dimmi cosa devo fare. Che so io, mi tiro qua dentro. Are you all right? Sì, guarda. Allora, aspettate, raga. Ok, mi ha appena salvato la partita. Ok. Cioè, io continuo a rimanere allibita da quanto questo gioco possa avere questa atmosfera così inquietante. Perché, cioè, già solo coi suoni non so, angoscia a go-go. Va bene, direi che per oggi possiamo fermarci qui. Grazie a tutti, un bacione. Updosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link nei miei social, i link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.